Ma dove ha comprato questi pantaloni che sono i più rovinati, artatamente rovinati, che io abbia visto? È vero che io parlavo di... Non li ho comprati così. Si fanno così. Sì, diventano così dopo... Vengono costruiti così. No, si fanno, questi erano nuovi. Poi dopo due anni da di tournée... Da quanto li porta? Da vent'anni? Due anni. Ma sono ridotti in maniera... Scandaloso. No, io credevo che fosse, non dico un abito di scena. Sì, ricuciti. E ricuciti anche. Certo, ricuciti, sì. Ma un po' affezione anche, non lo so, diventa un... Cioè, voglio dire, adesso diciamo le cose come stanno. Lei se ne potrebbe comprare un altro paio. Sicuramente. Ecco. Quindi lei non compra un altro paio perché le piacciono questi, certo, così. Certo, piacciono questi. Questo va benissimo. Senti, io sono molto ignorante spesso con i cantanti, sono poi a parte, non mi ricordo solo quelli di una generazione. Per più non sono... Lei si chiama Mango perché si chiama Mango? Da quando sono nato. Sì. Come cognome? Sì. Non ha messo il primo nome qual è? Giuseppe. Ecco, invece di Giuseppe Mango, Mango. Quindi è questo proprio. Sì, tutto qua, proprio niente di... Non è che un nome... Lei viene da... È Lucano, sono vero? Sono Lucano, sono di Lago Negro, in provincia di Potenza. In Potenza? Dove? Perché ridi? Che c'è da ridere? Ho fatto due serate. Perché ci ho fatto due serate. Due serate a Lago Negro. Io non c'ero però, eh? No, non c'eri. Ecco. Non ero a Lago Negro, altrimenti venivo a trovarti. Grazie. Poi c'è anche delle scarpe, stanno valenti, via a vedere, perché pure le scarpe sono curiose, sono curiosamente aperte. Perché c'hanno quella aperta? Per la reazione. Per... Ecco, però c'hanno anche davanti la reazione. No, queste chiodi? È proprio... Chiodi? Ah, no, lei ci può salire sopra. No, ma questo lo eviterei per lei. Anche. No, può provare, però... C'è il metallo. Sì, e chiamiamo Casella, perché questo è uno spettacolo. È durissimo. Se lei è un'arma impropria, se dà un calcio a qualcuno. Vede? Ah, socchio, ma dove le ha comprate? Scusi pure, dove le ha trovate? A Milano. Cioè, in un negozio di perfezioni, di sadici, gatti, hanno pecote, staffini? No, è un negozio normalissimo. Beh, e lo sfiatatoio l'ha fatto lei o c'era? No, c'era quello lì, c'era. Chiamiamo adesso un chitarrista, sì. E lui canta una canzone bellissima napoletana che si chiama Decidi in Cillo Vui. Allora mi veniva in mente che, anche se queste signore sono alessandrine, sono piemontesi, Decide in Cillo Vui al presidente Dini che gli servono i soldi per ripartire. Mango, venga il chitarrista, Paolo Carta, eccolo qua. Volevo, sì, colgo l'occasione che mi dà Francesca di fare un augurio particolare al mio bambino che fra due giorni compie un mese. Dicete in cella sa compagna vostra che ha perduto suono e a fantasia che pensa sempre che è tutta vita mia in giovolesse dicere ma non ci saggio di che voglio bene, io voglio bene assai, decidi in cielo vuoi che non mi scordo mai. Dice d'angelica è una rosa e maggio è assai più bella in una giornata e su cavo che soia più fresca e viola in giovole si sente I voglio
la scordo mai. È una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Una lacrima lucente è caduta. Dicetemi un po' che pensate, questo occhio d'oggi, voi solo mi parlate, levami questa maschera, dicimi la verità. Suona gentile, sospira mia carnale, io ti cerco come l'aria, io ti voglio far campare.